Amici dell'opinione, nonché della cura ricostituente, bentornati. Oggi proseguiamo quel percorso di matrice giuridica, intervistando il presidente dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, UNCAT, e il presidente nonché avvocato Gianni Di Matteo. Ben arrivato, Gianni. Grazie, buongiorno a tutti. Io mi permetto di darti del tu perché, oltre ad essere amici, sei anche il mio presidente, perché io faccio parte della Camera Avvocati Tributaristi di Roma e quindi sei anche il mio presidente a livello Devi nazionale, nonché. assolutamente darmi del tu, assolutamente sì. Senti, Gianni, io sono molto contento di averti conosciuto anche perché, poi ne riparliamo durante la videointervista, hai dei progetti che vuoi portare avanti. E ricordo anche, grazie all'amico Guerrino Petillo che ci ha fatto conoscere, che è appunto è responsabile, ha un ruolo di responsabile nel CAT Roma. E volevo sapere quali saranno le iniziative che prenderà l'UNCAT per questa benedetta riforma fiscale. Cosa propone l'UNCAT? Beh, intanto grazie dell'invito. Devo dire che la nostra associazione, che vanta 35 camere sul territorio nazionale, è una scuola di formazione e di specializzazione dell'avvocato tributarista, è sempre in primo piano per tutti i problemi che riguardano la fiscalità e la difesa dei contribuenti. Noi siamo intervenuti sul progetto di riforma del processo tributario. Io personalmente sono tra i tecnici nominati dal Vice Ministro delle Finanze per la riforma fiscale e naturalmente mandiamo avanti un progetto che era già stato oggetto di mozione approvata nell'ultimo congresso straordinario forense, che riguarda in primo luogo, da un lato, la formazione di un giudice professionale a tempo pieno, dedicato esclusivamente alla giustizia tributaria, e dall'altro lato a mantenere l'equilibrio delle garanzie difensive a favore del contribuente, che si manifestano nel mantenimento dell'udienza pubblica e nell'introduzione della prova per testi, che è un momento epocale nel rito tributario che notoriamente, storicamente, è invece un processo agganciato ai soli documenti. Ma ci sono anche altri tavoli sui quali noi siamo impegnati e che naturalmente riguardano la codificazione, perché noi abbiamo dei testi normativi ancorati alle vecchie riforme tributarie che meritano di essere rivisitati. Intervenendo sia sotto il profilo della riforma dell'IRPEF che della riforma dell'IRES, cioè le due imposizioni che riguardano sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Ormai l'IRAP va in soffitta, quindi il sistema tributario si deve rimodernare, deve determinare una fascia di no tax area per i redditi e semplificare anche quelli che sono gli adempimenti. Un'altra delle battaglie che stiamo facendo è quella di evitare adempimenti ripetuti nel corso dell'anno e farli ricadere anche nel periodo estivo delle vacanze e quindi anche questo, quindi semplificazione e unitarietà degli adempimenti in maniera che il contribuente e chi li fa per lui non sia sempre tutti i mesi con queste incombenze, con queste scadenze. Ma c'è un tema che va affrontato ancora in maniera più decisiva ed è quello della rivisitazione del sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio va adeguato a criteri di proporzionalità, va uniformato ai principi comunitari e non può più avere quella ripercussione del doppio binario, cioè processo tributario e processo penale tributario, perché la sanzione deve essere unica, deve essere
deve consentire di rispettare i principi di buona fede e trasparenza del contribuente e non può, che non può subire in maniera direi assolutamente eccessiva appunto questa proporzione, perché oggi abbiamo un meccanismo di attribuzione della sanzione amministrativa che è estremamente eccessivo e che va a colpire non solo errori di natura sostanziale, ma anche errori di natura formale che invece dovrebbero in qualche maniera essere eliminati con un maggiore rafforzamento dei principi del ravvedimento e soprattutto anche con una corretta lavorazione dell'autotutela tributaria. Siamo in presenza di un momento storico epocale. Devo dire che questo governo sta sentendo la voce degli avvocati tributaristi, abbiamo dei rappresentanti ai tavoli di lavoro e quindi io ritengo che questa nostra attività, sempre sostenuta anche a livello locale e territoriale, perché io sono anche presidente della Camera di Roma e sono anche vice coordinatore della Commissione di diritto tributario dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nostro presidente ha fatto un intervento recentissimamente sulla questione del quadro RS per i forfettari, quindi andiamo in sintonia, il nostro lavoro certamente può portare dei frutti se tutta l'avvocatura specialistica e l'avvocatura in generale si unisce in quelle che sono queste battaglie di riforma. Gianni, guarda, io credo che una battaglia che quello che tu hai appena affermato si sposa con una battaglia che sto portando avanti insieme anche a Guerrino Pedillo, insomma insieme a Luigi Piccarozzi con il SIAB, il Sindacato Avvocati, ossia quando il governo, quando il legislatore sente include nella progettazione di una riforma di legge l'avvocatura, probabilmente sarà indotto a fare meno errori, anzi a essere più funzionale nella riforma. Come hai appena detto, il governo ha ascoltato le camere degli avvocati tributaristi. E secondo te il fatto che negli uffici legislativi molto spesso non siano presenti esponenti dell'avvocatura è una conferma del fatto che invece sia necessaria questa presenza, proprio perché alla fine sono funzionali a una riforma giusta e non, diciamo, ininfluente? Ma credo che sia assolutamente necessario sotto due profili. Naturalmente è chiaro che la mia voce riguarda l'avvocatura specialistica in materia fiscale, però ritengo che anche le altre discipline, cioè civile, penale e amministrativo, nonché la parte contabile delegata alla Corte dei Conti, abbiano la necessità della voce dell'avvocatura, non solo sotto il profilo di quelle che sono, diciamo, gli interventi in materia procedimentale, ma anche sotto il profilo di quelle che sono le problematiche di natura sostanziale. Noi abbiamo sotto gli occhi quotidianamente un meccanismo di presunzioni, per esempio per quanto riguarda la nostra area di attività e per quanto riguarda l'accertamento, che dobbiamo sempre più diciamo affrontare cercando di trovare soluzioni alla prova contraria. Questo meccanismo l'abbiamo vinto in questo momento con l'introduzione almeno della prova per testi, che è una diciamo articolazione delle garanzie difensive, nell'obbligo del contraddittorio, che ormai è esteso a tutte le controversie di natura tributaria, e quindi sono punti importanti sui quali l'avvocatura specialistica si è battuta e che dimostrano appunto che si può vincere il meccanismo delle presunzioni, che non necessariamente certe movimentazioni finanziarie possono essere in maniera sistematica e automatica attribuite a ricavi percepiti e quindi essere ricondotti a una tassazione. Ma secondo te il diritto tributario e il sistema giudiziario tributario si sta avviando verso, diciamo, una deriva privatistica, cioè con quelle garanzie che, come hai appena detto te, molto spesso vengono meno perché sono a vantaggio diciamo, dell'ente impositore e non del contribuente la cui condotta è messa in discussione? Ma questa è un'osservazione molto acuta. Diciamo che il diritto tributario
considerato nell'alveo della giustizia pubblica, perché in fondo le sue risorse sono risorse che ricadono sull'amministrazione statale, sia essa finanziaria, o comunale, cioè quindi Agenzia delle Entrate e Conti Pubblici Territoriali. Però il problema, secondo me, è di altra natura, cioè non è la tutela privatistica che dà la differenza della formazione delle garanzie. È un sistema specialistico. Quindi, essendo un sistema specialistico, è chiaro che il rito tributario è un rito che mira in buona sostanza a rappresentare in maniera contraddittoria quelle che sono le ragioni di maggior accertamento della pretesa tributaria. Sotto questo profilo è chiaro che forse il modello si avvicina più come processo a quello penalistico, nel senso che l'istruttoria vede non parti private, ma una parte pubblica contro il contribuente. Sotto un profilo invece degli adempimenti di carattere processualistici è più vicino al codice di rito, cioè al codice di procedura civile. Però è un sistema autonomo, quindi l'esigenza di avere un giudice professionale tributario deriva proprio dal fatto che siamo in presenza di un meccanismo sostanziale e processuale assolutamente autonomo ed assolutamente specialistico. Tant'è vero che la formazione dell'avvocato tributarista è una formazione completa, ma che per anche una questione di grandissima professionalità si limita esclusivamente alla sola materia tributaria, che non è poca, perché dentro c'è pure quella doganale, c'è la fiscalità internazionale, l'applicazione dei regimi convenzionali, la lettura delle norme di agevolazione fiscale. Quindi non dimentichiamo, per esempio, tanto per parlare di attualità, il meccanismo dei crediti d'imposta, quanto sta generando di interpretazioni, di difficoltà anche nel campo di questioni di carattere economico-finanziario, e quanto si ripercuorre ci sarà del contenzioso che dovrà essere affrontato, quindi con la massima attenzione, perché è una materia assolutamente speciale. Gianni, in termini meno tecnici, secondo te il cittadino comune, perché è quello che è rilevante per il cittadino comune, cosa si dovrà aspettare da questa riforma fiscale, soprattutto in una contingenza economica così critica, anche e soprattutto dovuta all'attuale guerra in Ucraina? Beh, intanto sicuramente una semplificazione, come dicevo, degli adempimenti. Poi un meccanismo di tassazione ripartito in maniera con delle fasce di area non tassata. L'applicazione della tassazione sostitutiva per, diciamo, le posizioni minori. E un meccanismo di deducibilità dei costi integrale, secondo me. Noi siamo l'unico paese che abbiamo una differenza tra il costo civilistico e il costo fiscale, e dove vengono create generali delle interferenze, dove ci sono dei principi di inerenza e di competenza che vanno a limitare in qualche maniera la deducibilità fiscale. Noi dobbiamo trovare un meccanismo, un sistema che consenta al contribuente di poter dedurre i costi che sostiene e che siano evidentemente collegati alla sua attività, però senza che ci possa essere poi tutta una disciplina di riduzione o dei meccanismi di calcolo difficili e complicati, ridando in maniera genuina più semplicità al sistema di tassazione del reddito. Quindi quello che noi chiediamo è che vi sia chiarezza nella norma, che la norma sia elaborata con l'ausilio preventivo delle categorie professionali che conoscono il sistema, e che ci sia uniformità rispetto a quella che è il panorama comunitario e la fiscalità internazionale. Gianni, un altro aspetto che io credo che vada affrontato è anche, e con questo chiudo con le domande, il fatto che molto spesso, anche quando una delle due parti in un processo tributario
vince e viene riconosciuta a lei la sua ragione, e molto spesso i giudici, per svariate ragioni, per la novità del tema trattato o per la diversità di giurisprudenza inerente a tematica trattata, praticamente viene, le spese legali vengono ripartite fra i due, anche fra la parte che, anche nei confronti della parte che è risultata vittoriosa. Questo io lo trovo alquanto anomalo in un sistema, in uno stato di diritto. Cosa ne pensi tu? Sì, assolutamente sì. Devo dire che nelle ultime pronunce, per quanto riguarda Roma, noi abbiamo avuto un incontro con la presidenza della Corte di Secondo Grado e anche con la Corte di Primo Grado. Devo dire, abbiamo fatto delle segnalazioni sia in ordine, per esempio, alla fissazione dei sospensivi, adesso il problema è stato superato dalla nuova legge, ma anche in ordine alla ripartizione delle spese. Credo che questo sia un punto focale, cioè ritornare alla parità delle armi, che spesso e volentieri non c'è, perché il peso dell'amministrazione finanziaria per anni è stato naturalmente sproporzionato rispetto a invece alla parte contribuente. Noi abbiamo poi, tra l'altro, un'altra controparte molto organizzata e molto agguerrita, che è l'ADER, l'Agenzia Centrale di Riscossione, e là gli atti invasivi e concorrenti rispetto al contribuente sono molteplici. Quindi una delle altre richieste che noi facciamo è che non sia vessato il contribuente da una serie continua di richieste ed azioni concorrenti, come l'ipoteca, il fermo amministrativo, il signoramento presso terzi, ma che ci sia un'unica possibilità di recupero delle imposte e che queste siano naturalmente garantite dalla possibilità di un contraddittorio e di una difesa piena. Questo è un sistema che va rivisto con la codificazione, con i nuovi strumenti che dovranno essere in qualche maniera attuati a tutela delle garanzie difensive. Gianni, io ti ringrazio per il tuo intervento e per averci enucleato in modo più dettagliato questa riforma fiscale. Grazie, e non sarà l'ultima video intervista, perché poi fruiremo della tua competenza anche per vedere come verrà applicata questa riforma nei prossimi mesi. Io ringrazio te e tutti gli ascoltatori, e sono naturalmente onorato di questa intervista e d'essere stato interpellato non solo a nome dell'associazione nazionale che rappresento, ma come avvocato tributarista che esercita tutti i giorni questa attività e che quindi sta sul territorio e vive l'aula e le problematiche della difesa processuale tributaria ogni giorno. Quindi grazie, sono sicuramente lieto di un nuovo incontro, sono a tua disposizione e ti saluto. A riprova, Gianni, e finisco, che chi è sul campo, chi si misura sulle problematiche fattive, dovrebbe essere sempre più ascoltato dal legislatore, proprio per non commettere errori. Con questo ti saluto e alla prossima video intervista. Grazie nuovo, grazie, Gianni. Grazie. Ciao. Ciao di nuovo. Amici, abbiamo avuto modo di capire meglio come si svilupperà questa riforma fiscale che riguarda tutti noi cittadini. Spero che questa puntata abbia aiutato ciascuno di voi a capire meglio come verrà declinata questa riforma, i vantaggi che il contribuente, quindi il cittadino, potrà trarre da questa riforma, perché la cura ricostituente è soprattutto uno strumento, sì, giornalistico, ma di giornalismo di informazione e anche per certi aspetti di formazione riguardo a tematiche di cui non si ha una dettagliata conoscenza. E questa video intervista conferma, secondo me, e rimetto a voi questa considerazione, questa domanda, il fatto che praticamente il legislatore non può non tener conto della competenza specifica in ambiti legislativi che vuole affrontare, come in questo caso la riforma tributaria, non può non ascoltare quelle associazioni che rappresentano i tributaristi italiani, come l'UNCAT. E la nostra battaglia, sia come appunto
la cura ricostituente, ma anche concedetemi come dirigente del sindacato avvocati, continua su questo percorso, ossia far sì che negli uffici legislativi sia sempre più presente non solo il magistrato, giustamente, ma anche un avvocato, perché solo con la voce di entrambi si può determinare una riforma funzionale al sistema giustizia, ahimè già approvato, come ben sappiamo. Grazie della vostra attenzione e alla prossima puntata della Cura Ricostituente.